Un lockdown mirato solo per gli anziani, un'ipotesi di cui si discute da qualche tempo allo scopo di ridurre la pressione sugli ospedali e il tasso di letalità del Covid e insieme evitando i contraccolpi economici di una nuova chiusura delle attività non essenziali. Una proposta che decisamente non va giù a tanti triestini maturi che si sono arrabbiati ancora di più dopo l'uscita infelice del presidente della Liguria Toti sugli anziani non indispensabili. Tanti messaggi al telefono via mail in questi giorni a Sveglia Trieste. Ho pagato tanti anni per la mia salute, ne ho 79 adesso, ho pagato tanti anni di contributi, le cose per essere assistita da vecchia. Allora io le chiedo, e io pago con i miei soldi che ho versato, pago i tamponi dei clandestini e dei ragazzi pakistani che me li trovo ogni giorno tutta via Carducci. E adesso, dopo che mi sono curata di un marito da sola, che mi sono rotta la schiena, che l'ho portato a far chemioterapia, che l'ho portato a fare fluoroangiografia, che l'ho portato dappertutto in carrozzella anche caricandomi il peso e tutto, adesso volete chiuderci a casa. C'è Patrizia che scrive che non si sognino di chiudere gli anziani, sono vergognosi, stiamo tornando indietro con gli anni, meno ferie, meno movida selvaggia, non sono gli anziani che portano il virus. L'idea del confinamento degli anziani raccoglie qualche sostenitore ma anche tanti detrattori, tra questi anche illustri medici, geriatri ma non solo, che fanno notare come una simile decisione rischia di avere conseguenze gravissime sulla psiche e sul fisico degli anziani, già provati dal primo lockdown, in particolare per quelli che vivono soli. Senza contare che in Italia in 3.200.000 famiglie gli anziani convivono con figli e nipoti. Io sono un onopaleta, ho la mascherina è fornita dal comune. Cosa c'entra sti nonni paleta? Ecco, non cominciamo a rompere le scatole, non so perché sono onopaleta, ma dai 60 anni in su probabilmente siamo più duri e più induriti di chi ne ha meno di 60 anni.